Ciao a tutti, oggi il video novità che vi dicevo l'altro giorno. Vi voglio presentare questa bellissima macchina ed è quella per fare i timbri. Io l'ho acquistata da prettykit.com. Ora vi faccio vedere quello che contiene la scatola, poi dopo passiamo alla pratica. Quindi nella scatola ovviamente contiene la macchina, un timer, vedete? Poi una spazzolina, le istruzioni, queste sono in inglese, però Sharon le ha anche tradotte in italiano, il CD dove c'è delle dimostrazioni, dei video, ma c'è anche il software che ci serve per realizzare i timbri. Poi c'è questa busta contenente tre fogli, sono fogli opachi, trasparenti e servono per fare i nostri negativi. Ora vi faccio vedere, questi sono i fogli, da una parte più liscia e da una parte un po' più appiccicosa ed è la parte che dobbiamo andare a stampare il nostro disegno. Per assicurarvi che è la parte giusta, basta che bagnate un attimo il dito e provate e vedete che la parte proprio più appiccicosa è quella che serve a noi per stampare. Poi nella scatola invece contiene questo, che è una pellicola che va sul nostro blocco acrilico, in modo che il nostro timbro stia fermo. Poi abbiamo questi due che sono due mascherine e ci serviranno se il nostro timbro è più piccolo della base, che è questa, e questa si chiama clamp ed è magnetico, si apre così. Poi vedete, ha questa parte qui che è la parte che deve andare appoggiato a tutte le nostre cose, ha una scannellatura quadrata in modo da tenere fermo il nostro timbro e poi questa andrà sopra, messa così. E abbiamo anche due timbri già predisposti. Ed infine, ma quello più importante, abbiamo i nostri gel. Io ora ho rimasto questi qui, di questa grandezza qui, perché gli altri li ho usati, però sono di diverse misure. In pratica nel kit ci sono 10 di queste bustine di gel per fare 10 timbri, appunto. Bene, oltre a questo vi serve anche una bacinella, così, che dovremo metterci poi l'acqua con l'acqua tiepida e il detersivo. Poi detersivo per piatti. Abbiamo bisogno poi per le nostre prove di tamponi, questo l'ho preso sempre da Pretty Kit, gli altri li avevo, il nostro blocco e un foglio per provare i nostri timbri. Passo al PC e vi mostro come fare il timbro. Eccoci qua nel nostro PC. Ora, prima di tutto, mettiamo il CD e lo apriamo. E ci troviamo questo menu di cui vediamo. Qui c'è delle dimostrazioni video, un'istruzione
come fare, il sito del produttore e due email di supporto. Ma noi quello che ci interessa più di tutti oggi è questo: online software per Mac e PC. Ora io sono nel PC, clicchiamo e ci apre questa finestra. Io per comodità l'avevo già messa qua nella barra dei preferiti, quella veloce, perché così tutte le volte che mi serve non devo prendere il CD, metterlo nel lettore e così via. Basta che clicco qui, mi apre. Qui mi dice che richiede l'autorizzazione per l'esecuzione. Noi col tasto destro facciamo esegui plugin ed ecco qua che apre il nostro software. Ora io ve lo spiego un po' a grandi linee, poi vi faccio vedere come importare. Allora, abbiamo qui medium, small e mini. Sono le tre basi che abbiamo poi anche noi come timbro. A seconda del nostro disegno ci apriamo di questi. Io oggi me lo apro medium perché ho un timbro abbastanza grandicello. Qui abbiamo la rotazione della nostra area. Da qui si importerà l'immagine. E questo serve per metterla automaticamente nell'apposito spazio che abbiamo qua. Poi possiamo inserire un testo circolare, un quadrato e un cerchio. Questo servirà per quando abbiamo l'immagine e farla diventare ancora originale. Questa serve per salvare prima di stampare. Si fa merge, non possiamo neanche né convertire né stampare. Questo non l'ho ancora usato. Poi abbiamo salva e nuovo. Convert, adesso non ci dà da convertire niente perché non abbiamo niente. E print, idem. Da quest'altra parte abbiamo qui dove sarà la misura del nostro lavoro. Questo le rotazioni a 90 gradi e viceversa, e questo sarà per tagliare. Questo abbiamo una sorta di livelli di sì, livello, e questo è per zoom. Bene, ora facciamo sempre medium. Io importo il mio negativo che ho fatto. Io ora vi faccio vedere come importare qui. Questo negativo io l'avevo già creato con Illustrator, ma è facilissimo. Vedete, è una base nera con una scritta bianca. Serve nera perché quando andiamo a stampare il nostro negativo, dove sarà scritto in bianco, non verrà trasparente, mentre questo deve rimanere. Poi ve lo faccio vedere perché è più facile farlo che a dirlo. E ora dobbiamo posizionare questo negativo che ho fatto in quest'area. Quindi, come ho detto, clicchiamo qua. E vedete, automaticamente me l'ha messo già a posto. Ora qui c'è uno spazio bianco perché io l'ho fatto quadrato, ma non dice niente, insomma, va benissimo. Ora, come ho detto, dobbiamo fare merge per salvare. Ed ecco qua che una volta abbiamo salvato, possiamo convertire, che a noi adesso non ci interessa, perché questo deve essere nero e non la scritta. Io devo avere lo sfondo nero con le scritte bianche. Quindi, questo serve anche per il contrasto e per la luce, per la luminosità. Però questo, come detto, non mi serve e cancello. Noi facciamo print. E qui, vedete, abbiamo la nostra larghezza del timbro. Ora, e
Una volta che abbiamo posizionato, facciamo print ed ecco qua la nostra finestra della stampa e questa è quella più importante perché dobbiamo impostare anche la carta. Quindi andiamo su preferenza, andiamo carte Epson matte perché io ho un Epson. Voi comunque dovete cercare, non so se ha la dicitura matte, però è pellicola speciale. Opaca. E questo dobbiamo metterlo su alto. Io ho qualità alto. In certe stampanti so che c'è anche scritto qualità nero, molto nero. Adesso non mi ricordo. Però dobbiamo mettere sempre una qualità molto alta perché il negativo deve venire nerissimo, altrimenti non lo legge per fare il timbro. Fatto questo, dobbiamo dare ok, una volta dato ok, facciamo applica e stampa. Bene, ora che abbiamo dato stampa, questa parte di video è terminata. Ora vi rimando alla seconda parte dove realizzeremo il nostro timbro.